È perfettamente capace di intendere e di volere Emiliano Laurini, il 41enne accusato di aver ordinato la spedizione punitiva contro l'ex fidanzata Martina Mucci, la cameriera pratese aggredita, picchiata e sfregiata la notte del 21 febbraio dello scorso anno mentre rincasava dal lavoro. A dirlo nell'aula del tribunale di Prato è stata la psichiatra Michela Casoria, perito nominato dal giudice delle udienze preliminari su richiesta dell'avvocato difensore di Laurini. L'ex fidanzato di Martina resta quindi nel processo celebrato con rito abbreviato, che adesso proseguirà con le udienze dedicate alla requisitoria del pubblico ministero e alle arringhe dei difensori sia degli imputati sia della parte civile. Secondo l'accusa, Laurini avrebbe commissionato l'agguato nei confronti della ex con Mattia Schininà, che si sarebbe adoperato per trovare i picchiatori, Kevin Mingoia appunto, più un minorenne la cui posizione giudiziaria è seguita dal tribunale dei minori, che ha disposto la sua permanenza in una comunità. Indagati nell'ambito della stessa vicenda anche un marocchino e l'attuale fidanzata del buttafuori. Polizia e procura, nel corso di un'indagine molto rapida, hanno ricostruito quanto avvenne quella notte. I due picchiatori aspettarono nel buio la donna e la sorpresero alle spalle mentre il portone del palazzo si stava chiudendo. Impugnavano rasoi e con quelli si accanirono sui capelli, mentre il volto fu fatto bersaglio di colpi ripetuti, soprattutto al naso e alla bocca. Un pestaggio in cambio pare di 400 euro ciascuno.